Lo straordinario successo ottenuto dalla fiction su Rai 1 Non è mai troppo tardi, dedicata ad Alberto Manzi e dalla sua straordinaria intuizione didattica, ha riproposto agli italiani una figura cara, quasi leggendaria, sconosciuta ai più giovani, ma pilastro di uno dei metodi educativi che forse non ha avuto adeguato sviluppo. Ma pochi sanno che l'ultimo filmato della sua vita, Alberto Manzi lo realizzò per un evento marchigiano, pochissimo tempo prima di morire. Invitato ad un convegno sullo judo a Porto Sant'Elpidio, nel 1997, voluto da Corrado Crocieri, a causa del manifestarsi della malattia non poté intervenire, ma accettò di girare il suo intervento. Per formare i concetti, noi abbiamo bisogno che lui faccia delle esperienze continuamente. E il gioco non è un'esperienza continua? Perché il bambino gioca? Gioca per apprendere, gioca per imitazione, per imitare i genitori, gioca per imitare il mondo degli adulti, ma gioca soprattutto per conoscere il mondo in cui lui vive. Io fui affascinato dalla sua maniera di presentare le sue esperienze, sia come insegnante che esperienze di vita in giro per il mondo. Quindi pensai di invitarlo ad un convegno che volevo organizzare. Attraverso delle esperienze e delle conoscenze del proprio corpo, di dominare il proprio corpo, per arrivare a che cosa? Non per essere quelli che hanno tanto muscoli e compagnia bella, ma per essere gente che sa riflettere, dominare le proprie passioni. Manzi, con quella sua forza comunicativa straordinaria, in poche parole, spiega ed illustra la base scientifica della psicomotricità e del valore in particolare dello judo. La sostanza era che l'apprendimento e lo sviluppo dell'intelligenza è qualcosa che va coltivata. Maestro Manzi sottolinea il fatto che possiamo avere delle predisposizioni, ma l'intelligenza è qualcosa che deve essere sviluppata.